Buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale di Pappa in Cucina. Siamo di nuovo qui oggi con una nuovissima ricetta, sempre in tema prodotti tipici, quindi in questo caso, ecco, continuiamo con la scia prodotti siciliani, quale sono anche io. Quindi oggi andiamo a vedere la ricetta dei cartocci siciliani fritti. Quindi una ricetta abbastanza facile e semplice. Andremo a vedere il processo e spero vi piaccia. Ecco, poi piano piano nei vari passaggi noterete, ecco, le difficoltà magari che ci possono essere, però ecco, i consigli sono qui appunto per voi, per cercare di migliorare il processo, va bene? Allora, a dopo e buona visione. Ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e di mettere un like. A dopo! Cominciamo con gli ingredienti. Quindi per fare questa ricetta abbiamo bisogno di 500 g di farina, 250 ml di latte, 50 g di strutto, poi abbiamo 3 g di lievito di birra secco, 8 g di sale fino, 50 g di zucchero, un uovo medio. Quello che andiamo a fare come primo passo è andare a dividere il latte, quindi 125 ml, dove andremo a sciogliere il nostro lievito di birra secco. Una volta sciolto lo mettiamo da parte, poi andiamo a prendere la planetaria ed inseriamo piano piano tutti gli ingredienti. All'interno della planetaria abbiamo inserito la farina, poi abbiamo messo lo zucchero e un uovo. Azioniamo la planetaria in modo tale da fare assorbire quindi liquidi alla farina e dopodiché aggiungiamo la metà del latte tiepido dove abbiamo sciolto il nostro lievito di birra secco. Quindi una volta che si è ben mescolato aggiungiamo anche poi il sale con il latte. E per ultimo quindi andiamo ad inserire, come potete vedere, lo strutto che era stato sciolto. Una volta che gli ingredienti sono stati ben assorbiti e comincia a formarsi quello che è l'impasto, andiamo a cambiare il gancio. Quindi dalla farfalla si passa al gancio lasciamo lavorare l'impasto per altri 5 minuti. Una volta finito andiamo praticamente a prendere il nostro impasto ottenuto, lo togliamo dalla planetaria, lo andiamo a mettere all'interno di una ciotola coperto da pellicola trasparente e lo facciamo riposare. Il tempo di riposo sarà all'incirca di 2 ore. Una volta passato il tempo di lievitazione, quindi il nostro impasto avrà raddoppiato il suo volume, adesso prenderemo un vassoio, andremo a mettere della carta da forno e lo spennelliamo con un pochettino d'olio e andremo praticamente a cominciare a fare le nostre forme. Quindi quello che andremo a fare, andremo a tagliare l'impasto ottenuto facendo prendendo dei 70 grammi, ecco, andiamo a prendere 70 grammi di impasto. E dopodiché, utilizzando l'ausilio praticamente del tradizionale cannello per i cannoli, stendiamo la massa, o anche utilizziamo quello che è il cannello appunto a forma di cono, come potete vedere adesso. E quindi quello che andiamo a fare è stendere la massa
la facciamo lunga, una lunghezza più o meno di un cordoncino di 30 centimetri, e poi andiamo a rotolare iniziando dalla parte più a cono fino a quella più aperta e giriamo. Qui vediamo anche ad esempio quello che è il tradizionale cannello per i cannoli, quindi possiamo utilizzare entrambe le forme. Una volta che abbiamo finito, mettiamo tutto su due teglie in questo caso, con la carta da forno che è stata spennellata d'olio, e lasciamo ulteriormente riposare per 1 ora e mezza. Una volta passata l'ora e mezza, ecco qua, ci siamo. Andremo a riscaldare l'olio a una temperatura di 170 gradi in modo tale da avere la temperatura perfetta per andare a friggere i nostri cartocci. La temperatura si deve mantenere a 170 gradi più o meno, altrimenti diventerebbero neri e non è quello che vogliamo. Vi voglio fare sentire adesso il rumore del fritto, un rumore caratteristico che a tutti quelli che amano la cucina adorano, e questo è il rumore tipico di quando si friggono le cose. Una sciocchezza, ma che a tante persone piacerà sicuramente. Siamo qui all'opera e stiamo friggendo i nostri cartocci. 5 minuti più o meno a una temperatura di 180 gradi ed vengono perfetti. Quindi bisogna girarli per cucinarli nei due lati e quindi continuiamo così fino a quando finiremo tutti quelli che abbiamo creato. Va bene? Ci vediamo dopo. E ci siamo, adesso abbiamo praticamente finito la cottura di tutti i nostri cartocci, abbiamo visto anche il suo interno, quindi adesso non ci resta altro che andare a riempire con una crema che può essere a vostro piacimento, quindi può essere al cioccolato, può essere la crema pasticcera, può essere la crema con ricotta, quindi io andrò poi a farcire con una crema cioccolato, quindi ci vediamo una volta che sono piene. In modo tale da fare poi la prova dell'assaggio, le coperte le andremo a ricoprire poi con un zucchero e diventeranno una bomba. Quindi rivediamole da vicino. I nostri cartocci che sono una bomba. Boom. E siamo arrivati alla fine. Adesso andiamo a fare la prova d'assaggio, va bene? E che prova. Nostro cartoccio con zucchero riempito di crema al cioccolato. E adesso non mi resta che fare questo sacrificio per voi. E lo faccio, ragazzi. Una volta che arrivo, cucino e faccio, che fa? Lo guardo. Comincio. Mamma mia, guarda. Buonissimo ragazzi, guarda, non continuo, se no qua non apriamo più. Io mangio e voi guardate, non mi sembra il caso. Allora, non mi resta che salutarvi, allora spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima volta con la prossima ricetta. Sempre mi raccomando, seguitemi. Per me è un piacere.
Quindi ci sentiamo. Ah, mi sto incartando, va bene. Ciao ragazzi, è una buona continuazione. Saluti sempre da Pappa in cucina, iscrivetevi, like. Ciao. Io continuo a mangiare, tanto.